In questo video ti dirò come poter guadagnare soldi acquistando e vendendo immobili senza avere budget. Sicuramente saprai che per acquistare una casa, sia tramite Mercato Libero che partecipando alle aste, se ne vanno decine di migliaia se non centinaia di migliaia di euro. E se volessi acquistare un appartamento solo per metterlo a rendita, dovresti prima acquistare l'immobile, pagare le spese del notaio, dell'agenzia, eventuali allacci, più varie tasse ed aliquote che dovrai versare allo Stato semplicemente per il suo possesso. Per le società quello che deve dare allo Stato è il 9%, quindi se compro un immobile da 1 milione di euro devo dare allo Stato circa 90.000 euro per sostanzialmente il niente. Capisci bene che a meno che tu non abbia una vasta disponibilità economica e ovviamente tutte le informazioni che servono per poter portare avanti un'operazione in sicurezza, acquistare una casa per metterla a rendita diventa abbastanza complesso. Esiste però una soluzione a tutto questo, ovvero il crowdfunding. Che cos'è il crowdfunding? Te lo spiego con un semplicissimo esempio. Immagina di voler acquistare una casa da 50.000 euro per fare un'operazione immobiliare, perché hai capito che è oggettivamente un mercato solido sul quale investire. Ma invece di comprarlo da solo, ci sono 50 amici che ti aiutano. In questo caso, invece di dover investire 50.000 euro, ti toccherà investire solamente 1.000 euro per l'acquisto dell'intera casa. Una volta acquistata, andate a vendere l'immobile per fare l'operazione e andrete a guadagnare la vostra percentuale in relazione al budget che avete investito. Ecco, il crowdfunding funziona così. Quindi tu, insieme ad altre persone, collabori nell'acquisto di un immobile e alla fine ne trai i tuoi interessi. Ma quali sono le piattaforme che ti permettono di fare questo? Fortunatamente ne abbiamo proprio una qui in Italia, che è Leone Investments, con la quale sto collaborando per la realizzazione di questo video. Sostanzialmente, con il loro servizio, puoi investire in un immobile a partire da 1.000 euro. Quello che guadagnerai al termine dell'operazione immobiliare, generalmente in 12 mesi, sarà il 10% lordo, che è sicuramente molto di più di un ETF, di un'azione, di un'obbligazione, eccetera. In sostanza, ti basta andare sul loro sito, il quale ti lascio il link in descrizione, e registrarti. Una volta registrato, verrai contattato dal loro team, che ti spiegherà in maniera accurata il semplice funzionamento. Adesso ti mostro in maniera pratica quanto può essere efficiente un investimento di questo genere, e te lo faccio vedere direttamente dalla Banca d'Italia. Se andassi ad investire, ad esempio, 1.000 euro di base, più 2.000 euro all'anno, che sono meno di 200 euro al mese, con un rendimento del 10% annuo, in 40 anni avresti fatto 930.000 euro. E ritirarsi in pensione con questa cifra non credo sia da tutti. E se ad esempio iniziassi con 50.000 euro, sempre aggiungendo 2.000 euro all'anno, in soli 20 anni raggiungeresti già quasi 500.000 di euro. Poi ovviamente a questa cifra non ci arriveresti, perché sicuramente ti andrai a togliere degli sfizi prima, ma comunque avresti un ottimo bacino da cui attingere. Quante persone conosci che vanno in pensione con questa cifra sul conto? E sempre che tu ne conosca, che cosa hanno fatto per arrivarci? Che tipo di responsabilità hanno avuto, eccetera? Io credo che questo possa essere un investimento solido, letteralmente proprio solido, dal momento che dietro questo investimento c'è proprio un sottostante, ossia un immobile e non aria fritta. Vedi un immobile oggi, ma se torni tra 30 anni, molto probabilmente sarà ancora lì. Il mercato immobiliare comunque rimarrà sempre. Ti lascio il link in descrizione per provare il servizio di Leone Investments. Ah, mi raccomando, se anche tu non vuoi esporti ad alti rischi e non hai grandi capitali da investire, ma ti interessa avere una rendita dal mercato immobiliare, clicca nel link che ti lascio qui sotto in descrizione e riceverai tutte le informazioni necessarie. Spero di esserti stato utile. A presto.